Questo servizio è offerto da... Ciao, sono Giada, la vostra nutrizionista del web. Seguitemi sul mio nuovo blog. Mi trovate anche su Facebook. Seguiamo il servizio che ha preparato Franco Strippoli. Il pubblico si infiamma già 1:30 prima dell'attesa sfida. Nello spogliatoio i viareggini Lippi e Fascetti conversano amabilmente. Le novità quando le squadre entrano in campo: Fascetti che deve rinunciare agli squalificati De Rosa e Spinesi, agli indisponibili Osmanowski e Masinga. Recupera Anderson e schiera in attacco due Bebi, Cassano e De Ninaia. Lippi deve fare a meno di Fresi al suo posto colonnese, adibito al controllo del 18enne nigeriano che il direttore generale del Bari Regalia scoprì in Belgio dove giocava nel Molenbeek. Una mossa indovinata di Fascetti. C'è bisogno di una punta veloce, perché sennò rimanevamo piatti e quindi ho rischiato. E Ninaia dopo 7 minuti fa saltare i piani dell'Inter, un siluro terrificante da oltre 30 metri, imprendibile per Peruzzi. L'Inter non appare in gran serata, ma c'è Vieri pronto al soccorso immediato. Il bomber segna il 19° gol dell'anno solare 99, l'Inter è più serena. Nell'azione della rete interista Mancini si fa male, lo sostituisce Gregori. Il Bari a centrocampo è ben organizzato, con Markic puntuale nel tenere la zona e Anderson impareggiabile direttore d'orchestra. E Ninaia insidia ancora Peruzzi con un gran tiro di destro. Colonnese soffre contro il giovane africano e per poco non combina un guaio. L'Inter non è quella mirata a Torino, il Bari nella ripresa esercita una supremazia netta, si comincia ad esibire Cassano, il 17enne ultimo pezzo pregiato di un giacimento inesauribile. Peruzzi esce alla disperata e si fa male scontrandosi con Blanc, viene rilevato da Ferron. L'Inter non c'è, neanche gli inserimenti di Recova e Baggio riescono a modificare il corso della gara. Cassano tenta un tiro con il giro alla Del Piero, il terreno scivoloso non lo agevola. L'Inter si fa vedere su un'azione d'angolo ma non crea disagi all'avversario. Baggio non riesce ad illuminare la platea di un piccolo, grande tecnicamente Cassano, fa lui il Baggio e mette definitivamente al tappeto la grande Inter. Una rete splendida che rivediamo nel montaggio di Lorenzo Massaro. Mi sembra che sto sognando, non è realtà, non voglio dire altro. Adesso che succede dopo questa rete? Non succede niente, come ero sarò, normale. Fascetti al settimo cielo, Lippi più che mai obiettivo. Abbiamo creato molto, abbiamo sbagliato molto, però sul risultato finale penso che non ci sia nessuna ombra. Brutta, molto brutta sotto tutti i punti di vista, non siamo mai stati in partita dal primo minuto. Abbiamo sbagliato tanto, disimpegni, stop, smarcamenti, dietro, nel mezzo, davanti. Un Inter strana, un Bari ancora una volta bestia nera della formazione milanese. Peruzzi è categorico nel giudizio conclusivo. Bisogna guardare in faccia la realtà più che altro. L'Inter piano piano sta crescendo, però non ha ancora una mentalità da grande squadra.